Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Cari fratelli e care sorelle della Luce di Maria, siamo qui anche oggi, come tutti i giorni, per ringraziare, lodare, benedire il santo nome di Gesù Cristo nostro Signore. Come tutti i giorni ci ritroviamo bisognosi di riunirci insieme a Lui e a Maria per rendere lode, gloria e onore al Suo Santo Nome e per essere ancor più degni di nominare il nome di Cristo, riconosciamoci peccatori davanti a Lui. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la beata e sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà. Bisognosi dello Spirito Santo, invochiamolo con fiducia e con potenza su di noi, sulle nostre vite, sui nostri cuori, nelle nostre famiglie, affinché ci riempia del suo amore, ci trasformi, ci rinnovi, ci usi come lui vuole. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri. Vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla è senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Carissimi fratelli, carissime sorelle, benvenuti anche oggi, ringraziando Dio che ci permette di essere qui in comunione fraterna, in comunione al suo amore, al suo spirito, che la nostra preghiera sia un inno di lode, un inno di ringraziamento per l'incredibile, l'impensabile dono della nostra esistenza, della nostra vita. A volte comprendere solamente il dono dell'esserci, di essere qui, di essere stati voluti da Dio, di essere stati creati da Dio, di essere stati scelti da Dio, è qualcosa di inimmaginabile. Allora anche oggi, come tutti i giorni, ormai da un po' di tempo, facciamoci guidare dal Vangelo, dalla parola di Gesù, la parola che ci sarà domani nella mattinata a chi andrà a messa. Allora leggiamo il Vangelo e meditiamo un pochino le parole prendendone spunti. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: Avete inteso che fu detto, amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. Ma io vi dico, amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché
siate figli del Padre vostro che è nei cieli. Egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Voi dunque siate perfetti, come è perfetto il Padre vostro celeste. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Vi confido che la nostra preghiera è nata sicuramente da un'ispirazione dello Spirito Santo, da Maria, che me lo ha chiesto molte volte. E anche se non leggevamo il Vangelo, ora che lo leggiamo mi rendo conto che in un modo o nell'altro abbiamo sempre parlato di questo Vangelo. Perché le tante storie che ho raccontato fino ad oggi, io le ritrovo ogni volta che sto leggendo il Vangelo, anche in questo momento, in queste preghiere che stiamo facendo con la parola di Dio congiunta. E mi rendo conto pienamente, e spero anche voi, di quante volte ci siamo trovati a parlare anche prima di iniziare a leggere il Vangelo, che amate i vostri nemici. Non preghiamo solo per la mia famiglia, il mio zio, mio nonno, il mio lavoro. È un po' quello che è scritto e che è proclamato in questo Vangelo dal Signore. E allora, più lo leggo e più dico che veramente il Signore ci ha lasciato qualcosa di incredibilmente potente, incredibilmente vivo, incredibilmente moderno, attuale. Perché se andiamo a rileggere veramente quello che dice nel Vangelo di oggi, quando dice è scritto e fu detto amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico, ma io vi dico amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano. Mamma, distruttive queste parole. Pensate in quel tempo, dove fino a quel momento hanno applicato la parola che ti diceva di odiare il tuo nemico, no? È arrivato lui e ha cambiato questa cosa come occhio per occhio e dente per dente. E allora ti viene da pensare con quale autorità è venuto al mondo colui che nell'incredulità di molti è sceso però nell'umiltà più profonda. Gesù è venuto sulla terra senza avere nemmeno un luogo dove nascere, dove poggiare il capo. Infatti nacque in una mangiatoia. Il figlio di Dio non ha avuto una culla dove essere accolto. Poi però arriva e si mette a dire, fu detto, amate i vostri nemici, amate i vostri, cioè amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. E lui stravolge quello che fu detto. Allora, è umile, perché Cristo è stato l'umiltà impersonificata, ma quando c'era da parlare, parlava. Quando c'era da correggere, correggeva. Quando c'era da rivoluzionare, rivoluzionava. Con quale carisma, con quale autorità, uno che non è il figlio di Dio, si poteva permettere di dire un decimo di quello che ha detto? Questo è un pensiero che credo ci possa portare tranquillamente ad una naturale considerazione che veramente o era matto o è veramente figlio di Dio. Perché non si può dire quello che lui ha detto, non si può dire quando verrò nella gloria accompagnato dai miei angeli tutti i popoli si prostreranno, non si può dire, a meno che non è figlio di Dio, a meno che non è veramente Dio sulla terra, Gesù
Dio che si fa uomo. La nostra fede deve essere radicata su questo fondamento, che Gesù non è venuto qui nel nascondimento e nel silenzio. Mi correggo, è venuto nel nascondimento e nel silenzio, ma non è restato nel silenzio. Ha parlato, e ha parlato anche forte, e per questo motivo che è stato ucciso. Perché provate ad immaginare queste parole in quel tempo. Cioè, è arrivato uno che ha scapestrato tutti gli schemi, è venuto uno che è venuto a dire cambiate le regole, è venuto a dire questo non è amore, questa è disciplina, questa non è volontà di Dio, questa è la costruzione di una volontà degli uomini. È venuto a dire cose di una portata e di un peso inverosimile, ma che sembrano toccare soltanto quelli che lo hanno conosciuto 2000 anni fa. E invece, proprio perché il Figlio di Dio, queste parole toccano puntualmente anche noi, perché lui non parlava solo a quegli uomini. Gesù, quando parlava, parlava all'umanità intera. Lui sapeva che noi ci saremmo trovati nel bisogno di queste parole, perché lui è Dio. Lui non ha scritto un libro da vendere in quel tempo secondo le tendenze di quel momento, come facciamo oggi. Allora, questo elemento tira e facciamo questo libro, oppure questo comico fa ridere, allora facciamo questo libro, questa storia interessante, allora facciamo... No, no, lui non ha scritto un libro da vendere. Lui ha scritto le parole della salvezza. Lui ha scritto le parole di vita. Lui ha scritto come è fatta la chiave che apre le porte del paradiso. Ce l'ha data a tutti, tutti in mano l'abbiamo. La chiave del paradiso è il Vangelo. La chiave per la vita eterna è Cristo. La chiave per aiutare le persone che non credono è la Santa Chiesa. Noi dobbiamo elevarci, dobbiamo farla finita di entrare nel giudizio. Quando saremo polvere, quando saremo il nulla, questa vita, come dice la Madonna, è un battito di ciglia. Ci troveremo davanti al nostro io quando staremo per salutare questa vita. E cosa gli diremo a Dio? Come ci presenteremo a Lui? Che meriti avremo? Avremo amato la nostra famiglia? Avremo amato i nostri figli? Avremo fatto delle cose per il nostro bene? E quando Dio ci dirà, e con gli altri, come ti sei comportato? E con quel fratello che ti diceva le parolacce, che ti sparlava dietro, l'hai perdonato? E quel marito che ti ha fatto tanto del male, ti sei portato il rancore anche qui? Come faccio a farti entrare in paradiso con questo rancore, figlia, figlio? Qui non può esserci il rancore, qui c'è solo l'amore. In paradiso non ci può essere rancore, non ci può essere risentimento, non ci può essere rabbia, non ci può essere orgoglio, non ci può essere menzogna, non ci può essere niente di tutto questo. Ed è per questo che Gesù ci ha fatto questo invito. Che merito avremo se ameremo chi ci ha amato? È facile. Ma che meriti avrò se amerò chi mi avrà disprezzato? Che merito avrò se amerò e perdonerò chi mi ha offeso? Perché quel merito si raffigura nella mia fede. Avrò donato quelle sofferenze con amore a colui che le ha donate per me su quella croce. E allora meditiamo un attimo quanta profondità c'è in queste parole. Che cosa ci sta dicendo Gesù ora? Tu, fratello, tu, sorella, come sei configurato? Hai perdonato? Ti sei preoccupato per i fratelli che non sono della tua famiglia? Hai dato ascolto a qualcuno che aveva bisogno di te? Ti sei domandata che cosa o che cosa potevo fare per essere utile per qualcuno? Se non te lo sei domandato, domandatelo ora. E domani mettilo in pratica.
Mi capita tante volte che dico: Gesù, oggi non ricordo se ho fatto tutto ciò che mi hai chiesto, ma di sicuro un'azione buona l'ho fatta. Ti prego, prendi quella, perché almeno la mia giornata avrà un significato. Ti prego, Gesù, prendi quella. E allora tutti i giorni almeno un'azione buona per il fratello, per la sorella, bisogna farla. Io ho questa fortuna che questa preghiera è la mia azione buona, e con il cuore la faccio, ma veramente non perché sia la mia finalità fare l'azione buona, se non che sento proprio il bisogno di fermarmi e parlare, glorificare, adorare, amare il nostro Signore Gesù. E volermi sentire insieme a voi, fratello in Cristo, un solo spirito, unito al suo amore. Allora, oggi non so se c'è gente nuova che si è collegata alla preghiera, però vi voglio invitare in modo molto diretto, molto chiaro. Se avete delle persone che hanno bisogno, cominciate a condividerla questa preghiera. Cominciate, se a voi ha fatto del bene, condividetela anche adesso, momento in cui stiamo in diretta, perché potrebbe toccare, come a molti di voi ha toccato, il cuore di qualcuno che potrebbe riceverne benefici. E oltre a condividerla, perché poi non sono io che faccio nulla, tutto Gesù, condividiamo magari ciò che ci entra nel cuore, parlandone ai nostri fratelli, riflettendo sulla nostra vita, sulle nostre famiglie, su tutto ciò che ci avvinghia e ci lega al male. Allora vi lascio per un 30 secondi in silenzio e vi chiedo di condividere veramente la preghiera, affinché più persone ricevano almeno il nostro spirito, che è quello che il Signore ci sta riversando, perché siamo veramente tutti chiamati ad aiutare i fratelli che hanno più bisogno. Molti di voi si sono avvicinati alla preghiera proprio perché se la sono trovata sulla bacheca, per quello vi dico di condividerla. Molti di voi ci scrivono: non so nemmeno come mai mi è uscito il volto della Madonna sulla mia bacheca, non lo so, però da quel giorno ho seguito la preghiera e oggi sono ritornata in chiesa, mi sono confessato, ho ritrovato il desiderio della famiglia, ho ritrovato la fiducia, ho ritrovato la speranza e ho capito che Dio esiste. Questi sono i messaggi che più o meno ci arrivano. Per questo vi invito a un piccolo gesto d'amore per i fratelli che oggi veramente camminano nelle tenebre. Vi volevo raccontare un piccolo episodio che mi ha fatto proprio percepire la presenza di Dio. Un giorno mi trovo con una persona che non credeva. Diciamo che non crede ancora, però più che altro crede, ma non vuole dargli il nome. Però stavamo a Medjugorje, momento dell'apparizione. Questa persona dice, è molto sensibile, anche buona di cuore, mi dice, si chiama Daniela. Mi dice: sento una pace che non mi spiego e non ho mai sentito. Però una parte di me ti invidia, perché sento che la tua fede è viva e vorrei averla anche io. Però non riesco, non riconosco come un mio limite, e io ho provato un grande dolore perché sentivo che era sincera. A un certo punto ho pregato, ho detto: Signore, ti prego, Signore, era poco prima dell'apparizione, Signore, ti prego, aiuta lei ad ascoltare, ad osservare quello che avviene nel momento in cui verrà la Madonna, apparirà davanti alla veggente Miriana. Pregai tanto. A un certo punto lei mi dice: guarda le rondini, c'era uno stormo di rondini in cielo che sono arrivate proprio
In quel momento, mentre io ho iniziato a pregare, ho appena finito, arriva questo stormo di rondini altissimo, stava altissimo. Praticamente cominciano a girare attorno a dove c'eravamo noi, tutta la gente, giravano fortissimo. Tipo un qualcosa, un cerchio largo attorno a dove stavamo tutte le persone. E a un certo punto si cominciano ad abbassare, come un elicottero, no? Che girava, scendevano, scendevano. Al punto che sono arrivati a 10 metri da tutte le persone e giravano continuamente. In quel momento la veggente alza gli occhi e vede la Madonna. Questa ragazza Daniela la vede, vede il momento e vede questi uccelli che erano scesi a livello disumano, non era normale l'altezza. E lei mi dice: quello che sto vedendo non l'ho mai visto. Se la natura mi voleva dare un segno, me l'ha dato. Finisce l'apparizione. Queste rondini ritornano in cielo e spariscono totalmente. E l'ho vista ovviamente toccata da quel fatto. Io ho pregato, ho detto: Gesù, ti prego, dai a lei un segno, oltre a questo che ha già vissuto, che deve aprire il suo cuore, che deve aprire il suo modo di vedere, un Dio senza volto. Finisce il pellegrinaggio. E gli regalo una Madonnina e un crocifisso di Gesù, che in un altro momento non l'avrebbe sicuramente accettati, e mi ha detto: non posso non accettarli dopo quello che ho sentito nel cuore. Non ha detto quello che ho visto, però non ti garantisco che li metterò in casa come fate voi, cioè attaccati al muro o messi in mostra. E torna in Argentina lei. Ritorna nel suo paese e dopo 10 giorni mi chiama, mi manda una foto con il crocifisso e la Madonnina nella loro camera da letto in un angolo, proprio in un punto molto, molto bene in mostra. E dopo mi ha regalato una croce fatta a mano da lei e me l'ha spedita, un segno che comunque lì il Signore ha aperto la prima porta che serve per un cammino poi più approfondito. Però questo per dirvi che a volte veramente il Signore è incredibile, mi sconvolge proprio il fatto che opera quasi su chiamata. E io so che molti di voi dicono: sì, ma con te lo fa o con... No, lo fa con tutti. Guardate, questa cosa ve la dico perché anche io ho pregato per tanto tempo e non vedevo mai niente. Ma in realtà non pregavo, chiedevo, che è diverso. Chiedevo: fammi questo, fammi questo, fammi questo, Signore, fammi quest'altro, ti prego, dammi questo, vorrei questo, questo. Io pensavo di pregare, ma non era una preghiera, chiedevo solo. E come può ascoltare uno che chiede? Allora il mondo diventa di tutti gli uomini, cioè tutto quello che noi chiediamo lui fa è finita, no? Pregare è ringraziare, lodare, benedire, affidarsi alla sua volontà e chiedere il bene degli altri, quello sempre. Io ho chiesto il bene di quella sorella, che conosca il suo figlio Gesù, Maria, quello lì te lo dà, lui ti ascolta. E allora noi dobbiamo iniziare ad avere un rapporto maturo con il Signore, un rapporto vivo, un rapporto non di richiesta opportunistica o di egoismo, ma proprio un abbandonarci a Lui, un abbandonarci alla volontà suprema del bene, perché Lui è bene, Lui è amore, Lui è pace. Lui è misericordia. E infatti Gesù anche in questo Vangelo, quando dice: siate perfetti come è perfetto il Padre vostro, la perfezione di Dio è la sua misericordia. E Gesù ci chiama a essere misericordiosi. E in quello noi saremo figli di Dio e testimoni della luce. Allora con questo desiderio che ci anima il cuore, ci illumina, ci rende veramente sale per il mondo, ci riuniamo per ringraziare Gesù e allora immersi nel suo sangue prezioso, accompagnati dal soffio dello Spirito Santo, condotti mano nella mano da San Giuseppe, il nostro angelo custode, nascosti tra le sue sante piaghe, custoditi sotto il santo manto della Vergine Maria e protetti dalla spada di San Michele Arcangelo, in comunione di spirito e in ginocchio davanti alla sua santa croce, come tanti fratelli e sorelle, mano nella mano, osiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno,
sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Per tutti i defunti, l'eterno riposo dona al loro Signore. Risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illuminami, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. E come tutti i giorni prendiamo un messaggio della Madonna a Medjugorje. Messaggio del 25 agosto 1991. Cari figli, anche oggi vi invito alla preghiera, adesso come mai. Quando il mio piano ha cominciato a realizzarsi, Satana è forte e desidera bloccare i progetti della pace e della gioia e farvi pensare che mio figlio non sia forte nelle sue decisioni. Perciò vi invito, cari figli, a pregare e digiunare ancora più fortemente. Mamma mia, vi invito alla rinuncia durante 9 giorni affinché, con il vostro aiuto, sia realizzato tutto quello che voglio realizzare attraverso i segreti che ho iniziato a Fatima. Vi invito, cari figli, a comprendere l'importanza della mia venuta e la serietà della situazione. Desidero salvare tutte le anime e presentarle a Dio. Perciò preghiamo affinché tutto quello che ho cominciato sia realizzato completamente. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Messaggio meraviglioso di Maria. Ci dice anche che lei è venuta qui a completare i segreti che ha iniziato a Fatima. Ci dice che il male è forte e desidera bloccare i progetti della pace e della gioia. E la Madonna ci dice: desidero salvare tutte le anime e presentarle a Dio. Perciò preghiamo, digiuniamo ancora più fortemente in questa Quaresima. Ci ha invitato a farlo per 9 giorni. Perciò preghiamo affinché tutto quello che ho cominciato sia realizzato completamente. Quindi la Madonna è venuta qui per salvarci. E allora aiutiamola. Allora aiutiamola, Maria. Facciamogli sentire che noi ci siamo. Per quello forse ci chiamiamo anche la luce di Maria. Forse ci dobbiamo stare anche noi. Allora chi può oggi, vogliamo offrire questi 9 giorni di digiuno senza soffocarci, senza farci... una forma di autolesionismo, no, ma il digiuno può voler dire anche: mi privo di rispondere alle persone in malo modo, mi privo di avere delle abitudini che so che non sono buone, e mi privo di dire parolacce se ho l'abitudine di dirle, mi privo di qualcosa, la offro a Maria per 9 giorni. Io vi invito a farlo, perché oggi, se ce l'ha detto, le cose a caso non avvengono, e forse c'è veramente bisogno che noi ci riuniamo in questa famiglia che siamo, perché siamo una famiglia, nel nome di Cristo. Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione di tutti i peccati, gli oltraggi e le bestemmie, per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a lode e gloria del Divin Padre. Consacrazione quotidiana a Maria. Vergine Immacolata, Madre mia Maria, io rinnovo a te oggi e per sempre la consacrazione di tutto me stesso, perché tu disponga di me per il bene delle anime. Solo ti chiedo, mia Regina e Madre della Chiesa, di cooperare fedelmente alla tua missione, per l'avvento del Regno del Cuore Sacratissimo di Gesù nel mondo. Ti offro pertanto, Cuore Immacolato di Maria, le preghiere, le azioni e i sacrifici di questo giorno. Esprimete ora le vostre intenzioni. O Maria, concepita senza peccato, prega per noi che ricorriamo a te.
e per quanti a te non ricorrono, in particolare per i nemici della Santa Chiesa e per quelli che ti sono stati raccomandati. Amen. Visita, Padre, le nostre case e tieni lontano da noi le insidie del maligno. Vengano i tuoi santi angeli a custodirci nella pace e fa che, ristorati dalle nostre fatiche, ci risvegliamo alla luce del nuovo giorno per camminare lieti nel tuo servizio. Per Gesù Cristo, nostro Signore. Amen. Santa Famiglia di Nazareth, focolare di amore vero e puro, vissuta nel totale abbandono nelle mani di Dio, testimone della misericordiosa bontà del Signore, benedici ora tutte le famiglie del mondo. Suscita santi desideri nei cuori dei giovani, metti lo spirito di purezza e di rispetto vicendevole nell'anima dei fidanzati, radica un amore saldo e generoso nell'intimo degli sposi, sviluppa il senso della maternità e paternità nella vita dei genitori, rendi tutte le famiglie cristiane segni eloquenti dell'amore di Dio per il mondo, piccole chiese domestiche dove la grazia possa produrre copiosi frutti di santità. Amen. Ora rinunciamo al male. Nel nome santo di Gesù e in virtù del mio battesimo, io Paolo rinuncio a Satana, a tutte le sue opere, inganni, suggestioni, divisioni e vendette, e credo in Gesù Cristo come mio unico Signore e Salvatore, sapienza incarnata nei secoli dei secoli. Amen. Nel nome santo di Gesù e in virtù del mio battesimo, io Paolo sigillo e consacro la mia vita, la mia famiglia e tutto ciò che sono e mi appartiene nel sangue prezioso di Gesù Cristo. Facciamoci un segno della croce sulla fronte. Sotto il manto della Vergine Maria, facciamoci un segno della croce sulla fronte. E sotto la protezione di San Michele Arcangelo, facciamoci un segno della croce sulla fronte. E offriamo le nostre vite, le nostre famiglie, sotto il manto e nelle mani della Vergine Maria. Salve, o Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Offriamo la nostra preghiera all'intenzione del Santo Padre, della Chiesa Cattolica, per la pace nel mondo, per chi non crede, per tutte le anime del purgatorio, per tutte le nuove vocazioni, per santi esorcisti, per i carcerati, per i terremotati, per le persone negli ospedali nella sofferenza, per chi non crede, per chi ci maledice, per tutte le intenzioni della luce di Maria, per ognuna delle vostre intenzioni. Le mettiamo tutte nel manto della Vergine Maria. Il Signore veramente accolga ogni necessità, ogni problema. Illumini il nostro cuore e irradi la nostra vita del suo Spirito. E ora prepariamoci alla preghiera finale di guarigione e liberazione. Signore Gesù, ti chiediamo umilmente, Signore, di scendere su di noi con il tuo spirito. Riempici di te, fondici, usaci, plasmaci, guidaci, illuminaci, proteggici, benedicici, sostienici. Allontana da noi ogni male, rinnova i nostri cuori. Liberaci, Signore, da tutto ciò che contamina la nostra vita, le nostre famiglie, il nostro cammino verso di te. Ti supplichiamo, Signore, immergici tutti nel tuo sangue prezioso e allontana da noi ogni male. Guariscici, Signore, da tutti i malefici, le maledizioni, i riti occulti, da tutte le forme di invidia, da ogni male mandato su di noi, sulle nostre generazioni, sulle nostre famiglie, sui nostri figli, sul nostro lavoro, su tutto ciò che siamo. Spezza, sciogli, disintegra, annienta, polverizza ogni rito,
ogni maledizione, ogni fattura fatta su di noi. Guariscici, Signore, dalla pigrizia, dalla desolazione, dall'egoismo, dal giudizio. Liberaci. Libera il nostro corpo, il nostro spirito da ogni male. Liberaci, Signore, da tutte le persone che ci portano il male, che ci augurano il male. Liberaci, Signore, da tutte le forme di egoismo, egocentrismo, vanagloria, superbia, attaccamento ai beni materiali, attaccamento al desiderio verso i vizi, l'alcol, la droga, il fumo, il gioco. Liberaci, Signore, da ogni male, da ogni schiavitù, da ogni dipendenza. Alleluia. Alleluia al nome santo di Gesù. Alleluia al nome santo davanti al quale ogni ginocchio si pieghi in cielo, in terra e sottoterra. Alleluia al nome santo davanti al quale ogni demone inginocchiato si prostri e obbedisca alla parola di Cristo. Alleluia al nome santo di colui che è andato sulla croce gridando il Padre di perdonarci fino all'ultimo secondo della sua vita umana in questa terra. Alleluia al nome di Gesù per tutto quello che sta facendo per noi, per tutto quello che farà e che ha fatto. Grazie, Signore, di tutti i benefici che ci stai concedendo, di tutte le grazie. Grazie, Signore, perché non ci lasci mai soli. Grazie perché accogli le nostre suppliche. Grazie perché sei qui in mezzo a noi e ci stai sanando, toccando, guarendo, liberando da molti mali. Grazie perché un giorno vedremo quello che stavi facendo in questo momento al nostro corpo e al nostro spirito, a lode e gloria del tuo nome. Grazie, Signore, dal profondo del cuore anche per questi fratelli e sorelle che si riuniscono qui tutti i giorni per renderti anche loro il loro cuore, per donartelo, Signore, e dirti che tu sei tutto per ognuno di noi, che senza di te la nostra vita non vale nulla e che senza di te non possiamo fare nulla. Grazie, Signore, perché veramente si respira qualcosa di bellissimo, di fraterno, di celeste. Grazie, Gesù, per tutto quello che sei e che fai per noi. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca tutti alla vita eterna. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Sia lodato Gesù Cristo. Doniamo il nostro cuore a Gesù e diciamo a Lui quanto confidiamo in Lui, quanto ci sentiamo uniti a Lui. Affidiamo i nostri cuori, le nostre vite, le nostre famiglie a Gesù. Doniamo a Lui ogni cosa che abbiamo. Offriamo, offriamo tutto ciò che siamo. Lasciamo andare le nostre resistenze. Doniamo al nostro Signore ciò che ci appartiene di più prezioso e Lui ci donerà la vita vera, Lui ci donerà la luce vera, Lui ci donerà il discernimento per comprendere il bene dal male, ci donerà la salute del corpo e dello spirito e sarà la nostra guida sempre.
confidiamo nel nome di Gesù. Grazie Gesù, grazie Gesù, grazie, grazie Signore, grazie per questi fratelli, preziosi, preziosi perché ad ognuno di loro hai donato la tua croce, grazie Gesù. Fatevi toccare, perché Gesù vi toccherà. Chiudete gli occhi e fatevi toccare. Il Signore sta qui in mezzo a noi. E Lui può fare ogni cosa. E ci può rinnovare in questo momento per sempre. Fatevi toccare il cuore. Fatevi toccare l'anima. Il Signore toccherà molte persone se tenderemo la sua mano, la nostra mano a Lui. Lui lascia spazio solo alla nostra libertà. Se nella nostra libertà allungheremo la nostra mano, Lui entrerà nella nostra vita in modo pieno. Fatevi toccare il cuore, fatevi toccare l'anima, fatevi abbracciare da Maria, che anche lei è sempre con Lui. Hanno creato questa famiglia e la vogliono ingrandire. La Madonna l'ha detto, vuole salvare tutte le anime e noi dobbiamo aiutare la Madonna. Perché c'è Gesù che ci aiuterà, c'è Gesù che ci guiderà, c'è Gesù che ci illuminerà, c'è Gesù, c'è Gesù, c'è Gesù. Lodiamo il Signore dai nostri luoghi, dalle nostre città. Signore, io da Roma, io grido a Te da questa città, il mio amore, io Ti amo, Signore. Da Roma io Ti amo, Signore. E da tutto il mondo, perché questa preghiera ha persone che stanno dall'altra parte del mondo, negli Stati Uniti, in Australia, da tutti i posti del mondo. Grazie a questo momento di intimità, Signore, il mondo ha delle piccole luci che stanno lodando il Tuo nome. Lode e gloria al nome santo di Gesù. E adesso che le nostre anime benedicano il Signore.
Facciamo vibrare il paradiso, facciamolo vibrare con il nostro cuore. Mettiamo i nostri cuori totalmente nelle mani di Cristo. Attraverso l'intercessione di Maria faremo vibrare il paradiso di questo amore, che anche in questa terra si riesce ad amare, lodare, ringraziare Gesù. Lode e gloria al nome di Gesù. Tutto il mondo, Signore, da tutto il mondo ti stiamo salutando, ringraziando, lodando, da questo tuo mondo. Lode e gloria al nome di Cristo, di Gesù, nostro Signore. Grazie Gesù di questi fratelli, grazie di questa preghiera, grazie della luce di Maria, perché io non ho fatto niente, nessuno della luce di Maria ha fatto niente. Hai fatto tutto tu, Gesù. Lode e gloria al nome di Gesù e di Maria. Lodate, lodate, lodate e lodiamo il nome di Gesù. Ora e in eterno lo faremo. Lode al nome di Cristo, lode al nome di Gesù. Grazie a voi, grazie a Gesù, grazie a Maria. Santa notte, santa giornata. Tante benedizioni per tutti, attraverso l'intercessione di Maria, e sotto la luce di Maria e Gesù. Grazie ancora.